Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, voi sapete che siamo letteralmente circondati da brand, da marche tipo Burger King, McDonald's, KFC, Esselunga, Auchan. Ma lo sapete che qualcuno ha fatto il furbetto e ha deciso di fare diventare fake questi brand. E quindi oggi ragazzi voglio proporvi 40 immagini che ho trovato in rete dei brand più famosi però taroccati. Almeno ci facciamo su una risata. Però prima di iniziare a farvi vedere questi brand, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun video, commentate, condividete e seguitemi in tutti i miei social. Instagram, profilo personale Daniel con la Y 1983 e secondo profilo Piros_ live. Vi aspetto. E se mi mandate anche qualche messaggio mi fa piacere, perché è bello. Quindi iniziamo subito. Allora, il primo brand tarocco è questo. È il Taco King, del famoso brand Burger King. Però la cosa bella è che c'è questa signorina, questa silhouette di signorina. Cosa vorrà dire? Che quando vi danno il taco vi danno anche qualcos'altro? Boh. Andiamo avanti con Google Knives. Google Knives con la C, preso dal famoso brand Google. Qui fanno le unghie di Google colorate. Bah. Ma io dico poi, questa gente, i produttori, i padroni dei loghi, non gli fanno chiudere questi negozi? Comunque sempre sia violazione dei copyright brand. Vabbè, prossimo. Cricket, famoso marca tarocca del famosissimo Kit Kat. Cricket. Boh. Avanti. H-A-M. Ham. A parte che ham in inglese vuol dire prosciutto. C'è H-A-M. Del brand H-E-M. Cioè, se poi vedete la grafica è la stessa. Boh. Poi abbiamo Marvel Heroes. Ma che cavolo c'entra Marsha e Orso, io dico. Boh. Poi abbiamo il classico Monopoly e la versione tarocca russa si chiama Billionaire. Sono curioso di vedere però com'è la scatola. Però non ho trovato altre immagini di Billionaire russo, però sono curioso. Poi abbiamo elettrodomestico del Whirlpool, che sarebbe veramente la Whirlpool, la vera marca. Poi abbiamo dei calzini Nvidia. Ma Nvidia non è mica una marca di schede audio video computer. Cioè qua hanno letteralmente preso la grafica, nel senso grafica uguale men's socks, calzini marca Nvidia. Cosa vuol dire? Che vi mettete sui calzini vi fa vedere, sentire bene. Boh. Andiamo avanti con i tarocchi dell'Oreo, let's go. Let's go, andiamo. Sì, voglio un pacchetto di andiamo. Cioè, fantasia portami via. Poi, no, questa mi rifiuto di descriverla perché sarebbe della marca Supreme e qui c'è scritto... Probabilmente sapete cosa vuol dire, cosa c'è scritto. Andiamo avanti. Poi, AFC, Albania Fried Chicken. Il Kentucky Fried Chicken albanese. Non ho parole, ragazzi. Poi abbiamo non un Burger King, ma un King Burger con le patatine del McDonald's. Sì. Poi abbiamo il John's Daphne invece del Jack Daniels, famoso whisky. Chissà che cosa è fatto su, magari con plutonio impoverito. Prossimo è il mutante, non della Kevin Klein, ma della Klein. Questo l'ho visto anch'io qua,
in giro nei mercati, mamma mia, mi rifiuterei tassativamente di portarle. Poi la Apple TV, ma quella trocca, perché so che la Apple TV non è così. Poi abbiamo un Burger Hub che riprende il logo del sito Luci Rosse, Pornhub. Mamma mia, non oso immaginare che hamburger servono lì dentro. Poi abbiamo la dentifrice della Colgate, non Colgate, Colgate. Andiamo avanti. La Heineken, mi verrebbe veramente una macchina da cucire. Cioè la Heineken, dopo essersi stufata di fare la birra in Cina, ha cominciato a fare macchine da cucito. Bah. Poi abbiamo un paio di scarpe che c'è scritto Superme, quando lei è Supreme, tipo la maglietta che ho fatto vedere prima. Poi abbiamo le Dez, le cuffie, quando in realtà devono essere le Beats, non so come si pronuncia. Bah. Poi abbiamo la carta igienica Corona, carta igienica, carta casa Corona. Allora, qua abbiamo la carta regina, e cosa sta bene la regina? La corona, quindi regina e corona ci stanno bene. Questa, ragazzi, mi fa male però. La Nutella tarocca, si chiama Nutoca. Una cosa è certa, nessuno, ma nessuno si deve permettere di taroccare la nostra Nutella, perché noi siamo i veri creatori della Nutella e non devono assolutamente toccarcela. Poi lo shampoo Head and Shampoo, quando deve essere Head and Shoulders. Bah. Poi Dave, una saponetta che ha un nome maschile. Bah. Le Biro della Obama e non più della Bic. Poi questo è un altro cosa un po' sconcio, Pornhub, quando il vero brand è Pornhub, che Pornhub è una cosa, ma qua è un'altra cosa, è una specie di spezia per il barbecue, vabbè. Poi abbiamo le due tarocche delle bibite più famose al mondo, la Bora Bora, Boba Bola e la Pepsi, no, e la Bepi. La Coca-Cola e la Pepsi, cosa aspettano a buttare una bomba a queste? La Bora Bora e la Pepsi, dai. Poi andiamo con il manettino, deve essere di Jovanotti perché si chiama la Foni, e non so perché hanno messo le lettere della Foni nei pulsanti a destra, la F, la O, la L, la Y. Perché? Non bastava mettere, visto che avete taroccato quasi tutto il controller, anche i tasti triangolo, cerchio, quadrato della Sony, visto che è il brand della Sony. Andiamo avanti con Coffee Tube, invece di YouTube. Qua mi sa che è un locale, una caffetteria dove si riuniscono tutti i YouTuber. Poi abbiamo la Nintendo PlayStation, qui plagio al massimo, perché abbiamo il logo tarocco da Nintendo e il nome storpiato dalla PlayStation, roba da matti. Poi voglio farmi una bella costruzione con le pin al posto di Lego. Poi dai, giochiamo un po' a carte, giochiamo a invece di uno quando devi buttare la carta, o se no lo io uno ultima carta, io uno, e poi cluno. No dai, siete riusciti a taroccare tre carte da gioco sull'originale cluno, dai. Poi abbiamo le Cheetos, quando devono essere le Cheetos, e ho fatto anche un video del video assaggio delle Cheetos, se l'avete perso andate a vedere nella playlist di video assaggi. Poi abbiamo un D&B, un dolce banana. Secondo me questa è il negozio di Dolce Gabbana, la gelateria di Dolce Gabbana.
Poi abbiamo gli SMS invece degli MMS, proprio vengono dall'Arabia. Poi abbiamo un altro tarocco degli Oreo, il Borio. Borio, fantasia, portami via. E poi abbiamo le batterie della Sony invece della Sony Kni. E finiamo con la Nike, proprio Nike, N-A-I-K, non Nike, no, Nike, adesso non mi ricordo neanche come si scrive Nike, però qua è scritto foneticamente Nike, just do it. Mamma mia ragazzi, siamo messi molto 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 male. Vabbè, questi ragazzi erano i 40 brand fake. Io spero che vi sia piaciuto questo video. Ho da consigliarvi anche un sito internet che si chiama festisite.com, dove potete personalizzare tutti i loghi che volete, quindi farvi un logo fake personalizzato. Comunque ve lo metto qui sotto in descrizione e fatemi sapere quali logo avete modificato. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Un bacione!